Ciao a tutti e tutte, dopo mille mirabolanti peripezie, eccomi qui nuovamente in ritardo di eoni, ovviamente, a parlarvi della collezione primavera-estate 2022 della Yankee Candle. Io in questo momento ho già provato tutte le fragranze che sono disponibili in giara piccola, media, grande, votivo e tart di soia e per comodità e anche per economicità. Io ho provato il votivo e ho prima fatto la prova in votivo acceso normalmente, poi quando il votivo è arrivato circa a metà l'ho tartizzato nel bruciatart per la doppia prova. Vi trasmetto qui di seguito il video. La collezione è ispirata al Giappone, si chiama Sakura Blossom Collection e le fragranze sono 6: Majestic Mount Fuji, Sakura Blossom Festival, Sweet Plum Sake, Tranquil Garden, Berry Mochi e Mango Ice Cream. La prima fragranza che provo è la Majestic Mount Fuji, la cui descrizione ufficiale è: respirate l'aria fresca di montagna e i freschi toni acquatici con note ispirate all'acqua di cocco e alla pera bagnata dalla rugiada che vi circondano, mentre ammirate le montagne sullo sfondo e gli alberi di ciliegio. Le note aromatiche sono note di testa, ozono fresco, aldei di frizzanti, bergamotto, pera bagnata dalla rugiada. Note di cuore, fiore di cactus, aloe vera, fiore di melo e acqua di cocco, note di fondo, legno d'ambra, muschio blu, foglie di tè, legno di cedro. Il profumo è fresco e rilassante, un po' maschile, però un tipo di maschile che non sa di dopobarba. Si sente un leggero sentore di acqua di cocco misto ad un profumo un po' acquoso che non saprei definire. In votivo si sente già piuttosto bene. Adesso ho tartizzato un mezzo votivo, che è la prova che faccio sempre, e devo dire che se in votivo si sentiva già piuttosto bene, tartizzata ovviamente si sente addirittura meglio. Ed è una fragranza che mi piace, sono contenta che non sia la solita fragranza maschile e io la voto 4 stelline su 5. E adesso Sakura Blossom Festival. Dalla vostra coperta da picnic stesa sul prato ad una festa Sakura, un dolce bouquet di note che ricordano i fiori di ciliegio, la rosa e la fresia, danza nell'aria e si unisce ai festeggiamenti. Le note aromatiche sono note di testa, bacche rosse, mela, pompelmo rosa, note di cuore, fresia rosa e fiori di ciliegio, note di fondo, legno di sandalo, vaniglia e latte di mandorla. Allora, questa fragranza accesa in votivo la sto sentendo proprio poco. Sento un po' il profumo di fiori di ciliegio, ma poco altro, devo essere sincera. Tartizzata va molto molto meglio. Adesso, oltre al profumo dei fiori di ciliegio, percepisco anche il sentore dell'anice, leggero e piacevole, di vaniglia e di rosa. Pensavo fosse una fragranza molto più fiorita, invece direi che è un giusto compromesso tra fiorita e fresh. Per me, voto positivo, mi sta piacendo, però soltanto in tarte perché in votivo non la sentivo, e la voto 4 stelline su 5. E adesso Tranquil Garden, un angolo tranquillo dove aromi che si ispirano al gelsomino in fiore, ai garofani e al neroli solare si sposano con note che evocano il fresco eucalipto e il legno di sandalo, offrendo un momento di pace per apprezzare la natura che vi circonda. Note di testa, tiepida brezza primaverile, arancia, fresco eucalipto e delicato anice. Note di cuore, garofano giapponese, neroli solare, lavanda in fiore, gelsomino dolce e cardamomo. Note di fondo, acqua di cocco, cremoso legno di sandalo e cedro bianco salato. È già un po' che è accesa e già la sento, quindi ve ne posso già parlare. Questa è una fragranza fiorita e acquosa, a metà tra fresh e fiorita. Ma per come la percepisco io è un po' più fiorita. In votivo risulta leggera, piacevole e poco invadente. Tartizzata si sente molto meglio, più intensa, risalta molto il profumo del gelsomino e del legno di sandalo. Davvero buonissima, la voto 4 stelline su 5. E adesso Mango Ice Cream. Assaporate una rinfrescante delizia. Aromi che richiamano il succoso mango incontrano cremose note al profumo di vaniglia per dar vita ad un dolce invitante. Note di testa, arancia, succo d'ananas e purea di banana, note di cuore, mango a fette e bacche fresche, note di fondo, panna alla vaniglia. Questa è una fragranza al 100% fruttata, molto estiva, sa di succo di frutta e mi ricorda però altre Yankee del passato come la Mango Peach Salsa. I profumi a risaltare di più per me sono il mango e l'ananas. Molto buona anche tartizzata nel bruciatart, che diventa davvero molto intensa, però devo dire che per me era intensa anche accesa in votivo. Comunque, se vi piacciono le fruttate, secondo me questa vi piacerà tantissimo, potete andare sul sicuro. Io non è che adoro tantissimo le fruttate, comunque questa mi piace, 4 stelline su 5.
Berry mochi, accordi ispirati ai freschi e dolci frutti di bosco e alla ricca vaniglia, si fondono con un tocco di note che rievocano lo zucchero rosa per creare una delizia tipicamente giapponese. Note di testa, prugna, frutti di bosco e albicocca. Note di cuore, zucchero rosa. Note di fondo, torta alla vaniglia e macaron. Molto dolce e zuccherosa, questa fragranza sono sicura piacerà tantissimo agli amanti delle food dolci. Le note che si percepiscono meglio, diciamo che è un mix tra prugna e mora, con un fondo di zucchero filato e in votivo si sente davvero bene. Tartizzata nel bruciatarte è molto intensa, una fragranza che invade piacevolmente la casa. E nonostante le food non siano le mie fragranze preferite, questo mix di mora e zucchero, che mi ricorda le morositas, mi piace. E il mio voto è di 4 stelline su 5. E infine la Sweet Plum Sake, concludete la perfetta giornata di festeggiamenti con un bicchiere di sake. Aromi delicati che evocano la dolce prugna si combinano con invitanti note ispirate al lampone e al vino di riso. Note di testa, succo di limone, prugna giapponese, mela fuji, lampone e note verdi, note di cuore, ribes rosso, fico nero, mango, accordo di sake, vino di riso. Note di fondo, legno di cocco, vaniglia, merlot invecchiato. No, raga, no, questa non mi sta piacendo. Su una base fruttata a sovrastare su tutto è una nota al vino rosso che mi infastidisce. Nell'ambiente sembra di entrare nella stanza di un ubriacone e no, grazie, ne faccio a meno. No, non mi piace. E nulla, ho spento il votivo perché non mi piaceva e non ho nessuna intenzione di tartizzarlo nel bruciatart perché non voglio che mi si impesti la casa di odore di vino, no. Peccato. Allora, in definitiva, cosa ne penso di questa collezione di ispirazione giapponese? 5 fragranze su 6 mi sono piaciute ed è una buona cosa, però come avrete sicuramente notato ho dato a tutte le 5 fragranze che mi sono piaciute 4 stelline su 5, quindi sì, buone, però nessuna per me ha spiccato davvero, non ci sono state 5 stelline e neanche 4 stelline e mezzo su 5. Quindi diciamo che comunque ok, mi sono piaciute, non c'è stata una fragranza vincitrice, però per quanto riguarda la fragranza che mi è piaciuta di meno, non ho davvero dubbi, è stata la Sweet Plum Sake, è stata un disastro totale tra le peggiori fragranze mai provate e nulla, quindi questo è tutto. Spero che, anche se in ritardo, questo video vi sia piaciuto. A presto e alla prossima. Ciao ciao!